gente, io sono Lilith e oggi siamo qui per vedere insieme i materiali che utilizzo per tatuare. Ho pensato un pochino al fare o non fare questo video perché per una nicchia magari un pochino più ristretta, però mi piace pensare a 8 anni fa quando questo canale è nato e c'era una piccola Lily apprendista che... non ancora apprendista, anzi con un piccolo sogno, che condivideva la sua passione e tanta gente insieme a lei faceva questo percorso. Ad oggi mi piace ancora molto magari ritrovare qualche personcina che ad oggi effettivamente sta facendo un percorso nel settore del tatuaggio e magari mi dice: ehi Lili, ma lo sai che una volta io ti seguivo, che mi hai appassionato a questo mondo? È una cosa che mi rende davvero molto felice, quindi ad oggi... Tot anni dopo vi mostro che cosa uso io per tatuare, quali sono i materiali che. Ce li ho tutti dietro, tutti a casa in questo momento perché sono tornata recentemente da una guest a Milano che è stata bellissima, mi sono divertita tantissimo, non vedo l'ora di tornare, sono davvero contenta di come è andata nonostante fossi strapiena di ansia prima di partire, sono davvero... felice di come è andata, delle persone fantastiche che ho trovato, quindi Milano sappi che... tornerò, quindi ho la mia valigetta con tutte le cose che mi sono portata dietro. Piccolissimo disclaimer, i materiali che si usano, che si preferiscono sono personali, quindi non è detto che tutti si trovino bene con questi materiali, non è detto che a tutti piacciono questi materiali, è la mia personalissima esperienza. Dopo tot anni, adesso siamo a 5 di attività, questi sono i materiali con cui lavoro. Prima di iniziare ti ricordo di attivare la campanella e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi video. Ok, iniziamo con la base per andare in giro, spostarsi. Vi sarà capitato sicuramente vedere in convention o in giro per il mondo tatuatori che girano con questa valigetta di metallo squadrata, classica, sono tutte uguali. E io ho detto no, non mi piace, non è abbastanza carina. E quindi ne ho presa un'altra, ne ho presa una da PMU che contiene molto 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 meno spazio, ma almeno è carina. Quindi, oh, oddio, pesa tantissimo. Lei è la mia valigetta di lavoro, diciamo. Qui dentro io ci metto i materiali per le guest. L'unica cosa che non ci sta qua dentro e che bisogna portarsi a parte, dove sono finiti? Ok, qua. Sono i guanti in nitrile, ovviamente, perché il lattice potrebbe creare allergie. A parte quello, qua dentro ci sta più o meno tutto, soprattutto se si va via per 2 o 3 giorni. Quindi, questa valigetta da PMU, bellissima, l'ho comprata su Body Supply, vi lascio poi magari il link sotto in descrizione di tutte le cose che vi nomino. Se volete farvi un'idea dei costi, se volete fare un regalo a qualcuno che si sta avvicinando a questo mondo. A proposito di questo, sotto nell'info box trovi il 10% di sconto per i kit per imparare a tatuare, che sono dei kit che contengono diverse cosine utili per chi si avvicina a questo mondo per le prime volte. Ma comunque, vi metto tutti i link così... se vi va potete andare a vedere quello che vi sto nominando, anche perché i prezzi di tutto ovviamente non me li ricordo. Allora, una volta aperta la valigetta, ora cercherò di non far cadere tutto quanto, abbiamo questa parte superiore con 3 scompartimenti, uno lungo quanto tutta la valigetta e 2 che sono a metà, e poi si apre un po', vediamo se così riesco, un po' come i vecchi kit da sarta delle nonne, quindi diventa così. Ho paura di far cadere tutto, ok? Al piano di sotto abbiamo altri 2 scompartimenti lunghi, un scompartimento lungo e 2 piccolini a metà, e poi lo scompartimento centrale sotto, bello capiente, che contiene le altre cosine. Allora, iniziamo direi dagli scompartimenti superiori per andare ad entrarci dentro questa valigetta. Tra l'altro c'è un profumo di green soap qua dentro che è fantastico. Allora, prima cosa non così banale sono i balordissimi bigliettini da visita. Sì, siamo nel 2024, sì, io faccio ancora i bigliettini da visita perché? Prima di tutto perché sono spaziali. Cioè, guarda qui, guarda che effetto... Ora, non mettere a fuoco la mia faccia, per favore, metti a fuoco il bigliettino. Ok, guarda che effetto spaziale che gli ho fatto far shwing shwing.
Già per questo vado fuori. Li lascio ovunque, vai in un locale, li lasci lì, hai degli amici che ti vengono a trovare, gli dici, ah raga, guarda qua che bellezza, distribuite un po' di bigliettini, sembrerà stupido, ma i bigliettini anche nel 2024 vanno a ruba. Ci piace, piccolo consiglio, QR code per Instagram, tanto si sa che ormai si fa tutto tramite i social, QR code con Instagram e poi ve lo componete un po' come vi piace. Mi piacciono questi bigliettini, io ne sono fierissima, li vado in giro, li distribuisco come i pazzi. C'è un musino che ha deciso di fare la comparsa nel video. Vabbè, rimarrà la sua spalla lì, così. Allora, poi, passando alle cose effettivamente per tatuare, abbiamo le macchinette. Come dico spesso a chi mi fa domande sull'apprendistato, bla bla bla, io ho iniziato con le bobine. Ho iniziato a tatuare con le bobine, sono passata poi, una volta che avevo la piena abilità, diciamo, la capacità di utilizzare le bobine alle rotative, ad oggi tatuo solo con le penne, ma per una questione di comodità principalmente. Ho voglia sempre di riprovare le mie vecchie macchinette, vorrei comprare un adattatore per cartucce per macchinette classiche, per continuare a utilizzarle, ma al momento utilizzo solo le penne, quindi oggi vedrete solo le penne che utilizzo. Abbiamo, questo è un pezzo d'antiquariato, raga, la prima Fluid, bellissima, eccola qua, io la amo, e dico un pezzo d'antiquariato perché ormai non la vendono più. Non la vendono più, ci sono dei nuovi modelli di Fluid, dei modelli sicuramente più prestanti a livello tecnico, sempre di Body Supply questa macchinetta qua. Ma io mi sono innamorata, cioè questa è stata la prima penna che io ho utilizzato, mi ci trovo benissimo e faccio davvero fatica ad abbandonarla. Ho pensato di comprare delle Fluid nuove, ma al momento mi sta proprio nel cuore, mi sta proprio nel cuoricino, e quindi lei è la mia prima penna, l'ho utilizzata per tutto, linee spesse, linee sottili, sfumature, riempime, qualsiasi roba. Fluid, penna, qua ci sono le batterie, c'è il suo schermino, metti a mettere a fuoco la mia faccia, metti a fuoco la Fluid per favore, tac, ne. Ok, allora, schermino, interfaccia, tre pulsanti, regolazione che si gira, coso per le cartucce, batterie. Ok, questo è il rumore che fa. Abbiamo il tasto centrale per accenderla, poi più e meno. Ok, lo metto davanti alla faccia così non si sfoca. Per scegliere il voltaggio. Lei è la Fluid. Ad oggi la Fluid la utilizzo solo per fare solo quasi tutte le linee, non quelle troppo spesse. Io utilizzo 4-5 aghi che adesso andremo a vedere. Gli aghi quelli turbo un po' più hardcore li utilizzo con l'altra macchinetta che adesso andiamo a vedere. E per fare i grattati, mi piace tantissimo. L'altra macchinetta che abbiamo qui è una Flux Max FK Iron Rosa Shocking, perché la roba sobria mai. Flux Max, anche lei, a differenza, qua si mettono le cartucce, qua c'è il display. Ok, display, tastini come prima, non ha l'inserimento delle batterie perché è una batteria, questa si stacca, si mette in carica con il caricatore e poi si rimette dentro, così, check, molto facilmente. Anche questa si gira per regolare e la utilizzo principalmente appunto per fare le linee molto 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 spesse e i riempimenti. I riempimenti, lei, così. Soprattutto ultimamente che sto andando fuori di melone con i colori, che voglio colorare tutto, voglio riempire tutto, voglio sfumare tutto, lei ottima amica. Loro due insieme, bam. Passiamo all'altro scompartimento, se no qui non finiamo più, e abbiamo, mettiamoci un pochino più comodi, abbiamo ovviamente le batterie, perché non ci possono essere penne senza batterie. Abbiamo la batteria della Fluid classica che si inserisce e si carica tramite questo portatile. C'è scritto anche Lily, così sappiamo che è il mio. Si inserisce la batteria, si mette, qui c'è lo schermino che ti aggiorna sulla,
vita della batteria, quanto gli manca essere caricata. Fluxmax ha la batteria incorporata, come dicevo prima, si attacca al caricatore USB-C classicissimo, si mette la presa e sullo schermino viene l'immagine della batteria, un po' come quando caricate il cellulare, che si riempie piano piano mentre si carica anche lei. Poi ho comprato su Temu questa mini ring light, adesso vi spara flash. Ok, non so per quale motivo stesse lampeggiando. Ha tre modalità, 1, 2 e 3. Niente, si appiccica il telefono così e si fanno le foto anche in condizioni di scarsa luce. Non è una... Ho scoperto che si può far lampeggiare. Comunque, inutile perché a noi non ci serve. Andando avanti, in uno scompartimento di quelli lunghi ho i caricabatterie di cui per i cavi di cui parlavamo prima e poi un po' di penne e matite, così. C'è stato un simultaneo tra aggiornamento Mac e cane che sbadiglia, che ha fatto proprio... Quindi dicevamo, pennine e matitine. Allora, abbiamo delle cose un po' a caso. In realtà questa è stracomoda per scrivere sulla pelle, bisogna farla azionare un pochettino e poi in realtà scrive benissimo per il free endings. E poi abbiamo una matita, perché una matita male mai non fa, un evidenziatore non si sa perché, questo è totalmente inutile. E poi abbiamo loro due, sempre per il disegno in freehand. Lui è molto comodo perché c'ha il pennellino, questo che è tipo, è un Copic, in realtà uno Sharpie sarebbe meglio, costa anche meno, per poi andare a fare i definitivi, insomma, quando bisogna disegnare un po' così sulla pelle. In studio ne ho altri che funzionano forse meglio di questi, ma comunque il suo lo fanno. Dall'altra parte abbiamo le cartucce, che speravo me ne fossero rimaste più, ma vuol dire che per fortuna ho lavorato. Abbiamo le cartucce e vi mostro quelle che mi sono rimaste, vediamo se ci sono tutte. Allora, io uso normalmente... Ci è andata bene, ci è andata molto bene, ne manca solo un paio che però vi narrerò. Queste sono le cartucce. Le cartucce, a differenza degli aghi classici che magari siamo stati abituati a vedere o che magari vi ho mostrato anche in video vecchi, sono piccole, ok? Sono piccolissime. Oh, ok, c'hanno una membrana e si inseriscono dentro la macchinetta, si incastrano e vanno. Non ve lo apro perché devo andare a vedere in studio quanti aghi ho ancora, devo fare un ordine, poi sto arrivando, sarò da te tra brevissimo. E nel corso del tempo io ho capito che utilizzo delle misure di ago specifiche, che sono quelle che mi piacciono di più. Sto ancora lavorando molto sulle marche, non utilizzo specificatamente solo una marca, ce ne sono due o tre che mi piacciono. Una di queste è Magic Moon, dove al momento ho gli aghi da 3 linee e da 9 linee, sono quelli con cui faccio le linee normali e le linee iper sottili e grattati, mi piacciono moltissimo. Della Magic Moon abbiamo anche il 9RS, che è un ago leggermente più spesso, con cui io faccio personalmente i riempimenti piccoli o le linee un pochino più spesse. Anche queste della Magic Moon, ma RS si trovano di tutte le marche. Altri aghi che qui non ho, che uso della Magic Moon, sono 11-14 Turbo, che sono... diciamo banalmente, molto banalmente, una via di mezzo tra linea e il round shader, ok? E mi piacciono moltissimo. Purtroppo dei turbo però pochissime marche li fanno, perché se linea RS li troviamo ovunque, turbo per ora li ho trovati solo di Magic Moon e di... Ok, sono andata a cercare su internet perché davvero ho avuto un vuoto gigante, sono le Quadron... con gli aghi mi ci trovo meglio con le cartucce, quindi cartucce per i turbo sto comprando Magic Moon. Non so se ci sono altri turbo, io non ne ho mai visti e quindi per ora compriamo quelli. Altra marca di aghi che utilizzo, che adesso ho i Magnum, vediamo qua i miei due tipi di Magnum, ma mi ci trovo bene anche per le linee, sono gli aghi della Body Supply. Ora, ci sono diversi tipi di aghi della Body Supply ad oggi. Mi pare che ci siano, vabbè, quelli da PMU, che sono sottilissimissimissimissimissimissimissimi, i Bloody, che sono quelli nuovi, e questi sono i Rubber, che sono quelli che io utilizzo di più.
Di base io non uso altri aghi, questi sono i miei aghi, sono come se fossero i miei pennelli, no? Quelli che ho capito che mi piacciono ormai solo questi. Poi in realtà nel cassetto in studio ne ho molti altri, di moltissime altre marche, perché li ho voluti provare, perché magari ho detto vabbè proviamo una via di mezzo, proviamo questa marca che non l'ho mai provata, però per un motivo o per l'altro magari non mi sono mai trovata troppo bene e quindi questi sono i miei must have del momento, perché poi cresciamo, cambiamo, magari tra 2 mesi loro non li userò più e ne userò totalmente degli altri, ma sa da vedere. Andiamo allo scompartimento centrale, quello più grosso, dove abbiamo le cosine un pochino più big. Allora, abbiamo queste. Second Skin, raga. Second Skin di Body Supply, anche questa. Io innamorata. Innamorata. Perché? Perché questi sono fogli. In studio abbiamo i rotoli proprio giganti. Non mi tatuo più senza. Io personalmente quando mi tatuo voglio sempre la Second Skin. Perché? Perché ho un cane a casa, ho peli da tutte le parti, ho una fobia terribile di che succeda qualcosa ai miei tatuaggi, il mio sistema immunitario non è fantastico, soffro di dermatite, quindi la mia pelle non è che sia felicissima di tatuarsi. Con questa è una meraviglia. Protetta da qualsiasi cosa per i primi 3 giorni critici, la togli, metti la cremina 1-2 volte al giorno, boh, se io fossi tatuaggio farò un grazie di esistere, quindi per me lei è un must have, a meno che i clienti non abbiano problemi di allergie o fastidi con le colle, o magari l'hanno provata e non si sono trovati bene perché può succedere, la metto sempre, cioè, la vita, lei la vita, da quando l'ho provata proprio amore a prima vista. Oltre a lei, nello scompartimento grosso abbiamo i tape con i quali copro le macchinette. Ovviamente non mi bastano questi per coprire le macchinette, ma utilizzo anche carta e pellicola. Però questi molto utili anche per fare un'impugnatura un pochino più spessa, se vogliamo essere più comodi con la presa delle manine. Poi abbiamo spruzzettina con il mio logo, ovviamente. E poi abbiamo sempre di Body Supply della Bloody il loro burro che si chiama Cupaiba Skin Butter, viene utilizzato al posto o insieme alla vasellina durante il tatuaggio, ma in realtà va anche bene per la cura, penso ci sia anche scritto qui da qualche parte, burro emolliente lenitivo ideale per tutti i tipi di pelle, e vegano, ha all'interno, dove l'ho letta prima, la calendula che ti... Stavo parlando di carrellate di calendula ed è finito lo spazio sul mio iPhone. Molto bene. Quindi cerchiamo di andare avanti senza altri intoppi. Questa mi piace, mi piacciono tutti i burri. Io amo queste cose qua. Poi profuma da morire, è buonissima. Ah, mi piace. Mi piace. Altre cose che abbiamo, prodottini X e il Tattoo Finish. Tattoo Finish è una roba che mi piace. Potrebbe bruciacchiare, i clienti dico sempre potrebbe bruciacchiare, brucia poi a una persona su 20, ma potrebbe bruciacchiare perché è un disinfettante antibatterico da utilizzare a fine sessione, il prodotto contiene estratto di amamelide delle proprietà sgonfianti, decongestionanti e rinfrescanti. I principi attivi presenti contribuiscono a velocizzare la ripresa della pelle rendendo il tatuaggio più nitido e saturo. Io lo utilizzo anche per far asciugare un pochettino la pelle in modo tale che poi la Second Skin si attacchi meglio. Ultimi ma non meno importanti, anzi ho lasciato i pezzi forti alla fine, gli inchiostri. Gli inchiostri amici veri. Allora, lui è tutto così chiuso perché avevo paura che uscisse. Al momento utilizzo Eclipse Tattoo Ink. Eclipse è un inchiostro che fa parte del Reach. Sapete che ci sono stati tutti i cambiamenti degli inchiostri. Prima ne usavo un altro, Killer Black, che mi piaceva tantissimo, ma non aveva il tagliandino con scritto Free Nickel. C'era scritto che potrebbe potenzialmente contenere delle piccole particelle, quindi per sicurezza prendiamo lui, con il quale ci troviamo molto bene lo stesso, ma la certificazione Rich, Free Nickel, vegano, tutto tu qua. Poi abbiamo una caterba infinita di colori, che in realtà rispetto a molti miei colleghi sono pochissime, perché sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, una ventina di colori. Comprati tutti col nuovo Rich, pagati tantissimo, perché anche qui, come negli aghi, ho dovuto provare, no? Poi
Questi erano inchiostri nuovi, non li ho portati tutti perché c'è una marca in particolare che del Rich non mi piace più, non ve la dirò perché mi dispiace, vi faccio vedere quelli che ho qua, quelli che utilizzo, quelli con cui mi trovo meglio. Allora, ve ne faccio vedere uno per marca, così non ci mettiamo troppo, perché se no, se ve li illustro tutti ci mettiamo una vita. Abbiamo Agita e Gusta con Bonduelle, Kurosumi Rich, questo è Shallow Green, ma che roba! Paperoga, bellissimo. Questi sono da 22 millilitri. Kurosumi. Kurosumi è stata una delle prime marche che ho provato col nuovo Rich. Mi piace. Non tuttissimi i colori mi fanno impazzire. Tipo il marrone è molto, 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 molto densissimo. E altri colori invece sono molto, 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 molto liquidi. Ma sostanzialmente ho 2, 4, 5, 6 colori loro, mi ci trovo abbastanza bene. Altra marca che utilizzo del nuovo Rich è Extreme. Se Kurosumi la conoscevo già prima del Rich, Extreme non l'avevo mai sentita nominare, non so neanche se esistesse. Dell'Extreme ho il rosso e il rosa e mi piacciono da morire. Poi, oltre all'Extreme, abbiamo Dynamic. Dynamic, altra sorpresa, la loro linea Rich mi pare che si chiama Vikings, sì. Dynamic prima del Rich non faceva colori per l'Europa, almeno a quanto mi risulta non c'erano colori conformi alle linee europee della Dynamic. Hanno fatto uscire questa linea, io ho della loro linea il rosa pelle e il blu e il grigio per ora, il grigio è uno dei colori che utilizzo di più in assoluto. Devo dire che mi piacciono moltissimo, sono tra i must have. Oltre a loro abbiamo poi Gen Z è di Intense. Quindi Gen Z Intense, altro rosa, altro giro, altra corsa, perché quello in realtà della Extreme mi sembrava un po' liquidino, un po' troppo liquidino, mi pareva che si separasse nel tappino ogni tanto, quindi ho deciso di provare questo. Mi piace da morire, è il colore della vita, a differenza invece di un azzurrino, sempre della Gen Z, che faceva la roba del rosa dell'Extreme, quindi lui lo devo agitare per 15 minuti, vedete che è completamente separato, a volte mi esce una tonalità più simile a questa e a volte più simile a questa, quindi non benissimo, ma ho comprato un altro azzurrino perché non ci bastano mai della Gen Z, questo invece è spaziale, lo amo, la vita, bellissimo, tipo loro sono colori che utilizzo di più, mi piacciono moltissimo. Quindi loro erano Gen Z, ve li faccio vedere velocemente così. Dynamic abbiamo 1, 2, 3, fuoco per favore, a fuoco davanti, davanti, ok. Rosa carne, blu e grigio scuro. Kurosumi che vi ho detto prima, dobbiamo fare in due tranche. Abbiamo giallo, marrone e verde scuro e poi verde chiaro, azzurrino chiarissimissimo, anche lui un po' da agitare, e viola. Extreme, come vi dicevo prima, a fuoco davanti, non gatto, non faccia. Rosso e rosa. E poi abbiamo Warfamous Limitless, che è la marca di Warfamous Rich. Io l'ho presa appena 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 uscita e l'unico superstite è stato questo verde. Mi hanno detto che però con le nuove regolamentazioni, dopo che è passato un po' di tempo, ora i loro colori sono spaziali, quindi da riprovare. Al momento non ne ho altri. Invece la rivelazione della vita, proprio il colore della vita, lui, Radiant. Radiant è una linea che anche lei prima non aveva, non era conforme alle linee europee, sì, molti la utilizzavano, ma non era. Ha fatto uscire la sua linea Rich. Raga, questo colore, l'ho pagato un occhio della testa. Cioè, uso questo bianco col contagocce, ma è la vita. È esattamente
come i colori prima del Rich. Se c'è stato un disastro perché vuoi cercare il colore buono, decente, che guarisce bene, ah, questo si ossida sotto pelle, questo è troppo liquido, questo è troppo solido, questo non lo so, questo quando guarisce scompare. Perfetto. Purtroppo sul sito dove mi rifornisco io, non so se in generale ci sono ancora pochi colori, ma pian piano penso che li inserirò tutti. Perché come mi piace questo bianco, raga, poche cose al mondo. È proprio... Ah, bellissimo. Premio d'onore, mi emoziono, premio d'onore. Un giorno come obiettivo della vita o magari diventare un pro artist di Radiant, sarebbe bellissimo. Chissà se succederà mai, noi ci speriamo. Made in Mexico. Basta, basta, direi che abbiamo finito. Quindi adesso rimettiamo tutte le cosine al loro interno. I colori prima erano in una scala cromatica precisa, cosa che ora ovviamente non saranno più perché ci metto 10 anni a rimetterli tutti in ordine. E tanto tra pochi giorni torniamo in studio. Anzi, quando voi vedrete questo video, io sarò già tornata in studio. E niente, questa era la mia valigetta con il mio materiale per tatuare. Spero che tu ti sia trovato bene, nel senso, spero che ti sia piaciuto come format, anche se magari non sei un tatuatore, ma magari sei solo curioso. Fammi sapere cosa ne pensi, fammi sapere se ti potrebbero... Muso? No, eh? Fammi sapere se ti potrebbero piacere altri contenuti simili. Se ti è piaciuto il video, lascia un mi piace, un commentino, condividi il video con i tuoi amici. Ricordati che sotto nell'info box, oltre ai miei social, ti lascio il link di tutta sta pappardella di roba. E niente, noi ci vediamo presto, prestissimo con un altro video. Ciao!